Ciao, sono Davide. Spero abbiate passato delle buone feste, c'è ancora la Befana da passare. Mi sono un po' assentato dai video di YouTube perché, come avevo detto, nel periodo di Natale siamo parecchio impegnati, poi vari altri svariati motivi non ho avuto tempo. E oggi è lunedì, è il primo dell'anno, facciamo un bel arrostino di vitello. Dunque sono le 5, andare alle 7 pronte, abbiamo la cena pronta per stasera, quindi andiamo a prepararci un arrostino, che siamo in 10 persone, anzi due arrostini di vitello. Vi faccio vedere: arrosto di copertina di vitello e passerotto, noi lo chiamiamo così, di vitello. Allora, copertina è il pezzo che c'è sotto la paletta di spalla. Sono tutte e due pezzi di spalla e questa qui è l'ala di spalla, è il pezzettino che c'è proprio vicino. Diciamo, sopra qua c'è quella paletta famosa che vi ho fatto vedere anche mentre disossavo la spalla di vitello. Allora, facciamo una ricetta semplicissima che la possono fare tutti senza troppi aromi, senza troppe balle. Andiamo a prendere il nostro arrosto e ci diamo una sistemata, se c'è un po' di grassino in più ci diamo una pulitina. Qua appena appena, perché ha un po' di grassino, ci sta anche per la cottura. Non lo legheremo perché questo qua è un pezzo molto compatto e non si andrà a dividere, non si rimarrà all'intero durante la cottura. Allora, gli ingredienti sono il vitello naturalmente, e una noce di burro, un goccino d'olio d'oliva, due o tre spicchi d'aglio e l'aglione con cui andremo a condire l'arrosto di vitello. Ok, tirando via tutti i pezzettini di grasso in più, ecco fatto. Ok, adesso andiamo a condire con aglione, massaggiando bene la carne. Bisogna stare attenti perché con questi vasetti qua salta via il tappo e si rimane fregati. Ecco, ci diamo una bella condita con massaggiata. Intanto il rumore che di sottofondo sono mio figlio con un suo amico che stanno giocando e quelli non riesco ad azzerarli. Quindi allora, ancora un pochettino. Allora, se voi siete, adesso questo qua mi è capitato all'improvviso e quindi siamo venuti a farlo, però se voi lo condite il giorno prima con l'aglione è meglio, perché così diventa più saporito l'aglione, ha tempo a entrare proprio al centro, al cuore della carne. Bene, detto ciò, andiamo a prendere una noce di burro, pezzettino, un goccino d'olio d'oliva, la vado a mettere in pentola. Ok, facciamo sciogliere o squagliare il burro e andiamo ad aggiungere due o tre pezzettini d'aglio, giusto per dare un po' di sapore. Dopo andremo ad arrosolare andiamo a bruciare tutto. Ok, buttiamo dentro le nostre tre spicchi d'aglio, lo facciamo appena appena colorire, poi dopo andiamo a mettere dentro la carne che la facciamo arrosolare. Mi sono dimenticato che comunque dopo andremo a dirrorare l'arrosto con del brodo di manzo. Io ho fatto del brodo di manzo, ce l'avevo pronto, andiamo a dirrorare gli arrosti che diventerà diciamo il liquido di cottura dell'arrosto. Tempo di cottura, un'ora e mezza e un po' pochino, un'ora e 40, due ore. Andremo a vedere come si ritirerà il vitello, perché è una carne che si ritira molto, quindi di due ne rimane uno praticamente. Ok, andiamo a mettere il primo pezzo dentro e anche il secondo. Andiamo ad arrosolare bene su tutti i lati la carne, stando attenti a non forare con forchette o coltelli, o usiamo due cucchiai. Ecco. Scusate che mi sono dimenticato di accendere la cappa. E intanto guarda il arrosto. Ecco.
Sono di nuovo qua, scusate. Mi sono dimenticato di accendere la cappa e ci stiamo fugando. Allora, iniziamo a girarli. Sempre senza usare forchette, mi raccomando. Quando la carne ha preso un po' di colore, andremo ad aggiungere il brodo. Ecco qua. Quando vedete che i spicchi d'aglio sono ben rosolati, li possiamo togliere perché sennò si bruciano e non servono più niente, anzi. Dopo conferiscono il sapore di bruciato al composto. Lasciamo andare pian pianino su tutti i lati, ben rosolati, e poi dopo aggiungiamo il brodo. Ok, magari ci vediamo dopo quando ho rosolato la rosa. Allora, abbiamo fatto rosolare la carne su tutti i lati abbastanza bene, adesso mi sono dimenticato che c'è da sfumare. Allora, siccome in un video ho sfumato quel vino in cartone e mi avete preso in giro per tutto il mese, oggi sfumiamo con il vino, con lo spumante. Diamo una bella sfumatina alla nostra e poi tiriamo via l'aglio. Voilà. A vedere cosa c'è da dire adesso. Allora, nel frattempo vorrei salutare quel ragazzo di Modena che mi ha incontrato, che mi ha fermato al lobby di Modena, che mi ha proprio fermato, mi ha fatto: ma tu sei quello là dei video? Una cosa esagerata, mi ha fatto sentire un VIP. Sono diventato rosso. Mi ha chiamato dall'altra parte del lobby: macellaio! Va bene, ti saluto, non mi ricordo come ti chiami, anche perché forse non me l'hai detto. Ma hai detto che non sei iscritto, almeno iscriviti al canale, dai. Un saluto da Davide. Allora, abbiamo sfumato, lasciamo un attimino evaporare l'alcol del vino e andiamo a tirar via l'aglio. Senti qualche profumo. Non trovo più l'aglio. Adesso te la fuori. Eccolo. Ok. Bene. Allora. Questo qua proprio è il metodo più antico per fare l'arrosto, eh. Niente forno, contura, questa qui è la maniera che la carne tira bene proprio i suoi sug, cioè rimane morbidissima con questo sistema qua la carne. C'è solo che è un po' più lungo il tempo di cottura e cala un po' di più la carne, essendo più tempo sul fuoco la carne si ritira molto. Vedete già questo pezzo qua, soltanto dopo il primo passaggio come si è accorciato, e anche questo, cioè si sono già ritirate un sacco. Va bene, adesso a questo punto abbassiamo il fuoco proprio a un minimo, un leggero bollore, e andiamo ad aggiungere il brodo che precedentemente ho preparato, il brodo che abbiamo usato ieri sera per fare i tortellini, e quel po' che mi è rimasto andiamo a farlo arrosto. Allora, durante la cottura ogni tanto andiamo a, perché non le anneghiamo nel brodo, andiamo a irrorare bene la parte di sopra e girare spesso il nostro arrosto. Ok. Ok, quando poi dopo, alla fine dei giochi, si ritirerà diciamo tutto il sughetto, il fumetto, e il rimanente lo si può filtrare e utilizzare come da mettere sulle fettine quando le andremo a tagliare. Mi raccomando, l'arrosto va sempre tagliato quando è freddo, mai quando è caldo, però probabilmente oggi per fare la prova dell'assaggio lo taglieremo che è caldo, quindi va bene lo stesso. Niente,
ci vediamo a metà cottura, così vediamo come sta andando. Dobbiamo andare un pochettino su. E se lo coprite l'arrosto è meglio col coperchio, almeno per l'80% della cottura sarebbe meglio che sia coperto. Va bene, ci vediamo a metà cottura. Ciao! Siamo di nuovo alle prese con il nostro arrosto, nel frattempo mi sono messo a fare delle altre cose, se vedete sto facendo dei tramezzini e nel frattempo sto impastando anche la pizza. Ma dopo vi faccio vedere che mi sono fatto regalare per Natale un'impastatrice a spirale usata, si intende da poco, però ve la faccio vedere. Allora, andiamo a vedere il nostro arrosto, che siamo circa a metà cottura, vedete il brodo si è già ritirato, brodo di cottura, e l'abbiamo girato frequentemente, però avete visto come si è ritirato, cioè proprio il vitello ha questo fa questo effetto, quando lo metti dentro fa così, si ritira, quindi bisogna fare dei calcoli specifici per avere un arrosto di misura personalizzata, perché ne compri un pezzo così ma poi ti diventa così. Va bene, c'è molta acqua dentro la carne, quindi si riduce. Niente, siamo circa a metà cottura, andiamo a girare gli arrosti, così vediamo anche come sono sotto. Ecco, inizia a prendere colore. Ecco, dei due mi viene da dire che il più tenero è questo qui. Che è un arrosto un pochino più muscoloso, rimane quel filo gelatinoso al centro che è molto morbido, si scioglie, anzi si squaglia e rende la carne un pochino più tenera. E niente, andiamo avanti con la cottura, ogni tanto vedete, ogni tanto con i cucchiai andate a irrorare, tenetelo sempre a fuoco basso. Dopo questo qua sarà pronto ancora a quarantina di minuti circa. Intanto vi faccio vedere l'impastatrice. Sto impastando. Vieni. È vecchio come il cucco, però fa il suo lavoro, solo una velocità. Sto facendo 1,5 kg di farina, che sto provando un'idratazione all'80% di acqua per avere una pizza speciale. Viene proprio con quei bei alveoli dentro alti, tipo la pizza in. La pizza alla romana, insomma, bella tora. Quindi ho messo 1 kg, ve lo dico così, 1,5 kg di farina, che adesso ho comprato questa farina qua nel mulino denti, che è una 00, che ha un W 330, quindi ha un potere alle proteine molto alte, ha un potere di assorbire l'acqua molto superiore a quelle farine commerciali del negozio. Allora, abbiamo detto 1,5 kg di farina, ci ho già messo 1 litro d'acqua e pian pianino sto aggiungendo poco alla volta, arrivare all'80%. Ho messo 12 grammi di lievito, 10 grammi di lievito, scusate, 20-25 grammi di sale e un goccino d'olio, che io non lo misuro mai, ce lo metto sempre dentro occhio. E lo stiamo lasciando andare da circa 12 minuti, abbiamo ottenuto questo effetto. E la temperatura della pasta è, guardate, 19,7, da non superare da non andare oltre i 22, si preferisce. Ci ho fatto una cultura esagerata su internet. Ci sono dei ragazzi tanto di cappello per la pizza. E allora, siccome ci sono, io ci provo, e l'ultima che ho fatto, che abbiamo fatto la cena del negozio, eravamo circa 20 persone. Abbiamo fatto 16 teglie di pizza, sono venute perfette, cioè almeno sono piaciute. Dopo i ragazzi mi hanno dato una mano, ognuno si è condito come voleva, abbiamo messo in forno, sapete che io ho 6 teglie, quando si hanno 10-12 minuti la pizza è pronta, abbiamo mangiato tutti insieme. Va bene, ci vediamo alla fine del video che vi faccio vedere l'arrosto quando andiamo a tirar via e vediamo come la carne, se è tenero o no. Ciao! Allora, mentre che aspetta che finisce l'arrosto di cuocersi, mancano ancora 15-20 minuti, ho tirato fuori dall'impastatrice l'impasto e il risultato è questo qua. Adesso è già 10 minuti che qua che si rilassa, andiamo a farci qualche piega per poi metterlo in lievitazione, che rimarrà in lievitazione per circa 24 ore. Allora, niente, andiamo a
a darci delle pieghe. Facciamo una qualche pausa fra una piega e l'altra. Tanto mettiamo un goccio d'olio nella scatolina dove poi andrà a lievitare. Un pasto che non appiccica e si appiccica un po', cioè giusto, per me è giusto così. E quelle che ho fatto l'altra sera sono venute perfette, ho usato questo sistema qua. Non, sì, si può andare anche oltre con questa farina secondo me, però poi il tempo di impasto è veramente troppo, dopo scalda troppo. Anzi, voglio vedere a quanti gradi siamo arrivati. Vediamo. 21,6 direi che vada bene, no? Dopo, la procedura è questa qua. Una volta che ci do le pieghe, una volta che ci ho dato le pieghe, le andiamo a mettere nella scatolina a lievitare e lo lasciamo fuori per circa un'oretta che si attiva la lievitazione. Ecco così. Guardate. Boh, il risultato è questo qua. È una consistenza che assomiglia a una mozzarella. Ha la stessa consistenza di una mozzarella. Guardate come è venuta bella liscia. Adesso vado a metterla nella cassettina che ci ho precedentemente messo l'olio. Ecco qua, ci do una bella girata dentro l'olio. Questo è anche perché così non si secca la pasta. Quindi dicevo, un'ora fuori dal frigo che si attiva la lievitazione, poi messo in frigo 24 ore. Domani andiamo a prenderla, la lasciamo fuori dal frigo un'ora che si torni a rilassare, diciamo. Facciamo le palline da circa un chilo l'una, questa qua era, non mi ricordo, era 1,5 kg di farina, quindi sarà diventata 2,5 kg, 2,8 kg di pasta. Facciamo le palline da 900 grammi per fare 3-4 teglie di pizza. Facciamo le palline e le lasciamo riposare anche quelle lì un altro paio d'ore. Una volta che si sono rilassate di nuovo, le stendiamo nella teglia fin dove arriviamo, pian pianino, le lasciamo riposare finché non si allungano e si stendono sulla teglia. Le lasciamo anche lì spennellate con un po' d'olio sopra. Riposare per un'oretta, un'oretta e mezza, che si alzi di nuovo l'impasto. Mio figlio, scusate. No, lascia stare. Dimmi. Adesso arrivo. Vai che arrivo. Vengo a vedere. Vengo subito, dai, vai pure. Arrivo subito, sto facendo. L'elicottero di Giurassi si è rotto. Vengo a vedere, dai. Scusate l'intramezzo. E nel frattempo è entrato qualcuno. E niente, dopo una volta che le pizze sono lievitate, si possono condire con pomodoro, mozzarella e niente. Dai, ci vediamo fra 10 minuti che finiamo l'arrosto, così chiudiamo il video. Allora, siamo arrivati al dunque. L'arrosto dovrebbe essere cotto, andiamo a vedere. Come vedete, tutti i liquidi o la maggior parte del liquido si è ritirato. Andiamo a spegnere e poi facciamo la prova del taglio. Come vi dicevo, bisogna sempre aspettare, però voi non avete pazienza, volete vedere l'assaggio, assaggiamo. Allora, vediamo come è venuto. Tagliamo questo assolutamente. Ecco qua, per fortuna non è caduto. Andiamo a vedere. Com'è dentro? Brucia, eh? Aia! Ecco qua. Questo qua è il suo interno. La carne è molto tenera. È
proviamo a vedere di fare un assaggino. Alla vostra salute. Ottimo. Visto che ci sono. Allora, quando è freddo, prendete questo sughetto che è rimasto, lo filtrate bene, ok? Fate le fettine dell'arrosto, lo riponete nella padella, già affettato, ci mettete sopra il suo sugo e scaldate le fettine con il suo sugo sopra. E servite. Tenerissimo e saporito. Con questo è tutto, veramente tutto. Mettiamolo nel piatto. E... cotto e mangiato. Mangiato, no, non è cotto, è mangiato. E bene, vi auguro una buona Befana, se non ci vediamo prima, e grazie sempre per i like e i commenti, e buon proseguimento di feste. Un saluto da Davide, questo è tutto, al prossimo video, ciao.